Ciao a tutti, sono Brontola, Brontolo che vi parla dal museo più bello all'aperto d'Italia e ringrazierò sempre i ragazzi che hanno fatto tutto questo. Volevo raccontarvi una storia di Natale. Venerdì a Roma con la Lazio c'era stadio desolatamente vuoto. Ho visto è proprio una cosa bellissima. A fianco a noi, a fianco al nostro settore, c'è la gradinata dei tifosi della Lazio. C'era un bambino con la sciarpa del Genoa e il berretto del Genoa col papà. Il papà aveva il berretto della Lazio e lui diceva: è stato tutta la partita con questa sciarpa io non so cosa c'era da vedere. Io, infatti, la partita non la guardavo e guardavo sto bambino qua. Finita la partita, dal gruppo di genoani, io penso che siano stati loro, quelli del Genoa Club Roma o del Genoa Club Bruxelles. Fatto sta che hanno dato una maglia a uno steward. Lo steward ha portato la maglia a sto bambino. È stata una cosa, sto bambino qua è impazzito. Ha cominciato con questa maglia a correre per il parterre avanti e indietro, con i tifosi della Lazio che applaudivano. È stata una cosa veramente bella. Io mi piacerebbe far venire questo bambino e questo papà a Marassi in Gradinata Nord. I giornalisti queste cose non le scrivono mai, scrivono solo quando magari due tifosi si danno due schiaffi e ne fanno delle paginate. Però queste cose qua, che sono le cose più belle, sono le cose da raccontare. Va bene, con questo io vi faccio a quasi tutti i genuani, ripeto, quasi tutti i genuani, faccio un augurio di un altro anno che sarà sicuramente migliore. E a te, ex presidente, ti dico, non fare tanto in televisione tanti sorrisi, perché se ti arrivano solo la metà di quelle che tutti i genuani ti hanno mandato, sei del gatto. Auguri a tutti.